Velocemente chi è nato nel 60 in un villaggio vicino a Valencia, in una famiglia poverissima di contadini, e ha lasciato poi il suo villaggio nel 75 e nell'85 la Spagna. Ha vissuto in tantissime città europee, tra cui anche in Italia, a Roma, e poi ha vissuto in Francia, ad Atene, Algeri, Lisbona, e attualmente vive ad Amman. È un poeta che a me piace moltissimo, ha scritto soprattutto delle splendide poesie d'amore in un libro intitolato appunto Mele di mare, edito dalle Lettere di Firenze, e poi anche Palmeras, che era stato edito da Empiria perché è stato anche tradotto in italiano. Adesso è direttore dell'Istituto Cervantes appunto in Giordania, ad Amman. Prego. Amman. A los amigos a orillas del lago de Como. Como un abrazo, es crimen y es promesa. Surge del lago, para algunos canta, y no es cisne ni cierta, sino humo perverso o mano abandonada, que escribe solamente porque caen sus caricias. Surge del lago negro. Su voz está mojada y canta en lenguas muertas. Nubes que nadie ve, tormentas torpes. Brilla un instante y hunde su brillo en su mente. Y su dedo en mi llaga. Su abrazo es agua escrita. No tiene fin. Y es crimen. Y es promesa. Come un abbraccio. Come un abbraccio è crimine e promessa. Sorge dal lago per ogni canta. Non è cigno né altro, se non fumo perverso o mano abbandonata che scrive solo perché cadono le sue carezze. Sorge dal lago nero, la sua voce è bagnata e canta nelle lingue morte, nuvola che nessuno vede, gonfie burrasche. Brilla in un istante e affonda il suo splendore nella sua menzogna e il suo dito nella mia piaga. E il mio abbraccio è acqua scritta, non ha fine, ed è crimine, è promessa.